Immaginate una valle alpina, pascoli, boschi, un torrente, le Dolomiti che spuntano oltre le prime vette. Anzi, se già la conoscete, immaginate la Val di Fiemme, un posto benedetto dalla natura, ma funestato dalla storia e dagli uomini, come l'Italia intera. Il 3 febbraio 1998 un aereo militare statunitense, decollato dalla base di Aviano, tranciò il cavo della funivia del Cermis nel comune di Cavalese. La cabina si schiantò al suolo e morirono 20 persone. Il 19 luglio 1985 i bacini della miniera di Prestavel ruppero gli argini scaricando 160.000 metri cubi di fango sul villaggio di Stava, nel comune di Tesero. La valanga travolse e uccise 268 persone. Il 9 marzo 1976, a causa della rottura della fune portante, 42 persone morirono cadendo con la cabina della funivia del Cermis. Già la conoscete? Immaginate la Val di Fiemme. Però la funivia no, non ve la dovete immaginare. Perché nell'anno che ci interessa non c'era ancora. E c'era invece il trenino della Flaimstalbahn, che adesso non c'è più, e che saliva da Ora, nella Valle dell'Adige, su fino a Predazzo. Anche il luogo preciso di questa storia non c'è più. O meglio c'è, ma si trova in fondo a un lago che allora non c'era. E l'hanno fatto nascere con una diga negli anni 50, mentre al suo posto c'era Stramentizzo, una piccola frazione di Molina di Fiemme. Il 4 maggio 1945 i tedeschi in ritirata uccidono 36 persone nell'ultima strage nazista sul territorio italiano. La seconda guerra mondiale in Italia è appena finita. Sono passati 5 giorni da quando il cadavere di Mussolini è stato appeso per i piedi a Piazzale Loreto. La guerra è finita, ma nelle province di Bolzano, Trento e Belluno ci sono ancora molti reparti tedeschi, perché quelle tre province, dopo l'armistizio, sono state annesse al Terzo Reich. A Predazzo c'è una scuola di guerra alpina delle Waffen-SS. La strada che risale la valle in quei primi giorni di maggio è percorsa spesso da convogli militari tedeschi che hanno saputo dell'armistizio e tornano alla base per capire come comportarsi. Sempre sul chi vive, per paura di un attacco dei banditen. C'è un cadavere nero tra i cadaveri bianchi dell'ultima strage. Ma tu chiedi alla storia chi è stato il primo a sparare. Per trovare una colpa, per dare un motivo alla morte, chiedi invece alla storia di quanti hanno tirato a campare. I nazisti hanno bruciato le case, hanno cavato gli occhi. 35 cadaveri bianchi e una pecora nera. Ma di un drago ti pare scontato il fuoco e l'artiglio. Vuoi sapere chi ha tagliato i ponti d'oro al nemico? Si sa che i preti devono avere una risposta per tutto. Si sa che i preti non amano dare la benedizione del dubbio. Così ho trovato tra le carte del parroco un foglio volante. I cosiddetti partigiani, dice, hanno aperto le danze e il drago ha ballato il suo valzer. I cosiddetti partigiani, a chiamarli così, sono tutti uguali. Rivolti alla tranviere, 5 anni di confino, perché sui tram di Milano spacciava la rivoluzione dentro un volantino. Il mando era operaio edile, poi l'hanno impiccato. Il re la faceva l'alpino e ha disertato. Bruno Frank lo stesso, ma dall'esercito tedesco, perché il padre aveva optato per Berlino. E quando hanno preso Tullio nei boschi in Valcadino, non ha chiesto la grazia, non ha chiesto perdono. Franz
Goldman è fuggito dal carcere a Belluno. Billy Vince pare sia russo, ma di preciso non lo sa nessuno. C'è Tito il croato e ci sono pure due frati che non hanno il fucile, ma lo stesso moriranno deportati. I cosiddetti partigiani, a chiamarli così, hanno lo stesso colore, ma basta una goccia e sono arcobaleno, basta uno sparo e nel bosco c'è persino un cadavere nero. L'autocolonna delle SS dicono avesse la bandiera bianca. Si fermano, si arrendono, poi vedono un negro e pensano all'onta nazionale, la vergogna nera, le truppe coloniali francesi che occupano la Renania, leggenda di contadine bionde stuprate, razza ariana violata, bestie, selvaggi, cannibali arruolati per mangiare cadaveri, per ripulire le battaglie dall'odore di carogna. Vedono un negro e sparano, si spara. Tu chiedi alla storia chi è stato per primo, io chiedo alla storia una storia. C'è un cadavere nero tra i cadaveri dell'ultima strage. Il CLN di Cavalese, lo stesso pomeriggio della strage, manda sul posto l'avvocato Morandini per stilare un elenco delle vittime e raccogliere le prime testimonianze. Tra i cadaveri c'è pure un ragazzo di colore, ma i partigiani non sembrano conoscerlo. C'è chi dice che sia un medico sudafricano, chi un afroamericano. La relazione di Morandini finisce tra le carte della commissione d'indagine sui crimini di guerra nominata dal tribunale militare statunitense. Le carte della commissione finiscono in un armadio insieme ad altri 694 fascicoli riguardanti i crimini nazifascisti. L'armadio finisce in uno sgabuzzino di Palazzo Cesi a Roma, sede della Procura Militare Italiana. Nel 1994 il procuratore Intelisano finisce nello sgabuzzino in cerca di documenti su Erich Priebke. Vede l'armadio, lo gira perché ha le ante contro il muro, lo apre. Il fascicolo sulla Val di Fiemme finisce sulla scrivania della Procura Militare di Verona il 5 luglio 1995. Tra le carte il reperto A è la relazione scritta da Morandini 50 anni prima. Nell'elenco delle vittime è nominato un mulatto che portava le insegne dei prigionieri del campo di concentramento di Bolzano. Polizei, Durchgangslager Bozen, matricola 10.388. Sui guardiani del Polizei und Durchgangslager Bozen c'è un altro fascicolo, sempre nell'armadio. Anche quello finisce sulla scrivania della Procura Militare di Verona, più o meno nello stesso periodo dell'altro. Tra i 7 imputati, l'unico che ha già subito un processo è Albino Cologna, un SS italiano, condannato a 30 anni nel 1946 e poi amnistiato nel 1960. Degli altri, uno è assolto per insufficienza di prove, uno è morto, un altro è irrintracciabile. Michael Seifert viene riconosciuto colpevole di 11 omicidi, con l'aggravante di orribili torture, e ristretto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 16 febbraio 2008, all'età di 84 anni.
Che cosa sei? Camerata Misha. In una cella del carcere di Capua Vetere. Un vecchio arrestato a Vancouver, tra le sue canne da pesca e le piante in giardino. O un nazista che sa di muffa, con le mani da assassino. Che cosa sei, camerata Misha? Un altro nome tedesco per credersi immuni? O un monito maldestro per guardare al domani? Una toppa di carne per aggiustare il passato? O una porta riaperta che lo lascia passare? Che cosa sei, camerata Misha? Un drago sconfitto o un morbo che vince? Un pretesto buono per raccontare una storia? O una medicina scaduta per curarci la memoria? Che cosa sei, camerata Misha? Un bicchiere di giustizia per chi non è morto di sete? Un colpevole incolpevole ritardo? Un fuggiasco che non fugge perché nessuno lo insegue. Una verità che non s'avvera perché ha sbagliato paese. Matricola 10.388 del Polizeium Durchgangslager Bozen corrisponde il nome di Renato Marino, destinato al blocco B, non lontano dal blocco celle, il regno di Misha Seifert, Otto Sein e Albino Cologna, dove i prigionieri vengono torturati e uccisi con i cocci di bottiglia e l'acqua gelata, strangolati a mani nude, bastonati, legati alle recinzioni e lasciati morire di fame. Il nome Renato Marino, nel registro del Lager, compare accanto ad altri, dei quali si specifica che sono stati catturati nella zona di Biella. E andando a scandagliare le testimonianze dei partigiani che combatterono in quella zona, il nome Renato Marino ricompare in relazione con una strana trasmissione radiofonica. Biella i nazisti avevano una radio, Radio Baita si chiamava, e trasmetteva da Villa Schneider, il posto dove portavano i prigionieri per torturarli. Quando prendevano un partigiano spesso lo facevano passare prima dallo scantinato e poi su, al piano di sopra, per farlo parlare alla radio e costringerlo a dire quel che pareva a loro. Era una messa in scena. E anche piuttosto stupida, perché a Biella lo sapevano tutti che Radio Baita era dei nazisti e che di sicuro i partigiani parlavano così perché ce li avevano costretti. Però a suo modo un effetto ce l'aveva. Qualche giorno prima avevamo ascoltato la trasmissione con Barba di Ferro, il nostro commissario politico. Gliene avevano fatte dire di tutti i colori. Aveva perfino invitato alcuni di noi a presentarsi là, a Villa Schneider, per fare due chiacchiere, che tanto nessuno ci avrebbe fatto del male, anzi, ti offrivano pure le sigarette. E a queste stronzate è chiaro che nessuno ci credeva, erano sberleffi, un modo di prenderci in giro. Però c'erano altre cose che ti facevano pensare, perché non tutte erano bugie, qualcosa di vero c'era, e allora ti chiedevi che cosa gli aveva detto davvero Barba di Ferro
e cosa invece gli avevano scritto loro su un pezzo di carta. E poi ti chiedevi anche quanto c'era voluto per farlo parlare in quel modo. Magari lo avevano piegato in fretta, perché quello che ti sembrava un gran combattente in realtà sotto sotto non era poi tanto convinto. Ti venivano dei dubbi che non avresti voluto. Magari avresti preferito un martire da vendicare. Invece così ti mettevi nei suoi panni e ti sentivi spezzato. Con tutto che era inverno, la guerra non finiva mai, c'erano i rastrellamenti e faceva un freddo cane. Quella sera doveva parlare Mercurio. Lo avevano annunciato. Eravamo tutti quanti intorno alla radio. E già dalla sua voce abbiamo capito che non sarebbe andata come il solito. E poi lo sentimmo presentarsi come Renato Marino. Un nome in codice che voleva dire tutto bene. I documenti importanti non me li hanno presi. E quando gli hanno chiesto perché uno come lui, che veniva dalla Somalia, combatteva a fianco dei colonialisti che avevano occupato la sua patria, disse che la patria non è un colore sulla mappa, che la patria è libertà e giustizia, che non può esserci patria dove c'è una dittatura. Lo interruppero. Rumore di sedie rovesciate, urla. Molti di noi avevano le lacrime agli occhi, ma non per le parole, che certo erano ben studiate, ma piuttosto per il fatto di ascoltare una voce ribelle. Una voce che non si faceva mettere sotto. Se quelle cose ce le avesse scritte, non avrebbero avuto lo stesso effetto. C'è la stessa differenza che passa tra uno spartito di musica e il suono di una chitarra. Quella voce parlava dentro di noi, pizzicava le corde, le faceva vibrare per imitazione. Potevi sentirle che ti gonfiavano il collo quella sera. Eravamo tutti rinati. Eravamo tutti Renato Marino. Nel registro del carcere di Biella, Renato Marino risulta nato a Mahadei Wen, Somalia italiana, il 23 settembre 1923, da padre italiano e madre somala. Nel libro dei battesimi della missione cattolica di Mogadiscio risulta che il giorno 16 gennaio 1924 il padre Angelo Romano battezzò a Mahadei Wen il bambino Marincola Giorgio di Giuseppe, nativo di Pizzo Calabria, e di Askiro Hassan, della Kabilia Bergadir, nato a Mahadei Wen il 23 settembre 1923 alle ore 2:30. Caro Marincola, ti scrivo da amico, non da superiore, perché come superiore dovrei già darti degli ordini e per il momento invece vorrei darti un consiglio. Sai bene che già da tempo qui al comando si parla della necessità di un tuo trasferimento per via della relazione che intrattieni con la tua donna somala, e questa tua insistenza nel farla mangiare a tavola con te
dormire a casa tua ed altre abitudini sconvenienti. Sai che ti ho sempre difeso con tutti, dicendo di avere pazienza, che per un uomo della tua età è facile sentire il bisogno di avere una donna al suo fianco, dimenticando così le proprie responsabilità, le quali nel caso di un militare italiano escludono che si possa trattare con gli indigeni in maniera tanto liberale. Per questa gente l'Italia ha da essere il padre che li farà diventare finalmente adulti e che per farlo ha bisogno dell'autorità, del braccio se necessario. E quell'autorità e quel braccio siamo noi soldati, che pertanto non possiamo indulgere in mollezze. Ora, tu fai finta di non sapere tutto questo e anzi disprezzando la fatica di chi ti ha tanto difeso, insisti nel tuo errore, battezzi il tuo figlio mulatto con il nome di tuo padre, lo riconosci, gli garantisci la cittadinanza italiana e contribuisci così a farne un infelice. Già, un infelice, perché tu finirai trasferito e lui, se resterà qui in colonia, cresciuto dalla madre, non sarà mai all'altezza degli italiani veri, ma nemmeno lo apprezzeranno quelli della sua razza. E l'unico modo che avresti per farlo un po' più italiano sarebbe quello di portarlo via con te, come un animale da giardino zoologico, e di strapparlo alla madre da subito, cioè di farne un orfano, e per di più nei primi anni di vita, quando un bambino ha bisogno della madre come dell'aria che respira, e nessun altro affetto può sostituire davvero quello di lei. Ti invito dunque a ripensarci, caro Marincola. Se lo vuoi, siamo ancora in tempo per modificare le carte e far risultare la madre come unico genitore del bambino. Facendo così eviteresti il trasferimento e magari a distanza potresti seguire lo stesso la crescita del piccolo Giorgio, senza per questo trasformarlo in un essere sfortunato, senza radici e con una patria fasulla. Grazie. Mi chiamo Isabella Marincola. Sono nata a Mogadiscio, in Somalia, nel 1925, anno terzo dell'era fascista. Mio fratello Giorgio è nato 2 anni prima di me, nel 1923, a Mahadei Wen, un presidio dell'esercito italiano, 100 km a nord della capitale. Nostra madre, Askiro Hassan, era somala. Nostro padre, Giuseppe, un militare di carriera, fece una cosa inaudita per quell'epoca. Ci diede il suo cognome, i nomi dei suoi genitori e la cittadinanza italiana, nonostante fossimo figli meticci nati fuori dal matrimonio e considerati come esseri umani di terza categoria. Eravamo ancora piccolissimi quando ci portò in Italia. Giorgio partì per primo e venne affidato agli zii perché il fratello di mio padre e sua moglie non potevano avere figli. Si stabilì da loro a Pizzo Calabro. Poi mio padre, durante una licenza, si è sposato con una donna sarda, Elvira Floris, ed ecco perché io sono andata a vivere con loro, a Roma. Sono cresciuta in un ambiente gretto, buio, di crassa ignoranza. La moglie di mio padre era una tale carogna che mi picchiava con grandissimo piacere, usava un elegante scudiscio, un courbache, e dopo avermi ben accarezzato, le prendeva una tale stanchezza che doveva mettersi a letto con la borsa calda. Mio padre non c'era mai, sempre in missione all'estero con l'esercito del re.
Giorgio invece ha passato una bella infanzia. A Pizzo Calabro la famiglia di mio padre aveva delle tonnare, abitavano in una bella palazzina e Giorgio aveva sempre un seguito di amici, una banda di ragazzini liberi. Gli zii lo amavano moltissimo, lo coccolavano, perché per loro era un vero figlio adottivo, un figlio che avevano desiderato e voluto. Viveva come un piccolo re, gli avevano comprato persino un pianoforte a coda e lo sapeva suonare anche se era stonato come una campana. Non so cosa gli abbiano raccontato a proposito delle nostre origini. Nel 1933, quando ci raggiunse a Roma dopo la morte di zio Carmelo, credo sapesse già tutto riguardo alla nostra vera madre. Io invece, ancora a 10 anni, non riuscivo a spiegarmi il colore della mia pelle. E quando ho chiesto qualcosa a mio padre, la sua risposta è stata: perché sei nata a Mogadiscio e lì il sole è forte. Allora mi sembrò un motivo più che valido. E quando ho visto scritto sulla pagella figlia di Giuseppe e Askiro Hassan, ho chiesto a mio padre chi diavolo fosse questa Askiro Hassan e lui mi rispose che era il nome di Elvira Floris tradotto in somalo. E allora non capivo perché poi sul tram e per strada, quando chiedevano alla mia mammina Elvira se fossi figlia sua, lei abbassava la voce e diceva: ma sei matta? Non hai visto com'è nera? Un giorno d'estate rimasi in casa da sola con mia sorella Rita, figlia naturale di mio padre e di Elvira Floris. Ho sempre pensato che lei si adattasse meglio di me a questo mondo, che tutto le fosse più congeniale. Allora le chiesi se sapesse qualcosa di più a proposito della mia pelle. Lei mi guardò con aria furbetta di chi la sa lunga, mi fece cenno di seguirla, entrò in uno sgabuzzino e cominciò a rovistare in una grande scatola. Dopo un'affannosa ricerca mi mostrò la foto di una giovane donna nerissima con i capelli a mo' di ombrellifera. Ecco, questa è tua madre. Mi resi conto allora di essere figlia di una diavolessa. Giorgio frequenta le scuole elementari a Pizzo Calabro. Chissà se gli insegnano a marciare in fila ternaria nella formazione che fu gloria delle legioni romane. Chissà se risolve problemi di matematica come questo: 4 comunisti, perché hanno poca voglia di lavorare, guadagnano al giorno lire 8, e 4 fascisti guadagnano lire 15 al giorno. Chi guadagna di più? Libro e moschetto, fascista perfetto. Nel 1933 Giorgio raggiunge la famiglia del padre a Roma, nella borgata di Casal Bertone, in un grande palazzo, con tante scale e un cortile vasto come una prateria. Una casa grande, senza riscaldamento, 4 stanze e 3 sgabuzzini. In quello stesso anno, a settembre, si iscrive al primo ginnasio del liceo Umberto I, sezione H. Nei primi 2 anni di liceo Giorgio conosce Pilo Albertelli. È l'anno scolastico 1938-39, Albertelli ha la cattedra di storia e filosofia e non è un professore qualunque. È una mattina di sole. Pilo Albertelli legge un passo di Kant. 2 cose riempono l'animo di meraviglia e riverenza. Quanto più spesso e a lungo il pensiero vi si ferma su. Il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me. La porta dell'aula si apre di colpo. Sulla soglia 2 sbirri dell'ovra. Professore, deve venire con noi. Abbiamo da farle delle domande. Pilo Albertelli non si scompone. Non chiude nemmeno il libro. Li guarda come cani che abbaiano in chiesa. Aspettatemi fuori, devo finire la lezione. Il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me.
I due restano là, folgorati e muti. Forse si scambiano sottovoce un consulto. Sono abituati a osservare, sbirciare, spiare. Sono gli occhi del duce che scrutano l'Italia. E ora una classe intera li fissa. Interrompere l'attività scolastica non si addice alla disciplina fascista. Subire l'affronto di un ribelle è un'offesa al prestigio della divisa. E allora, che fare? Il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me. Fu domandato a un sapiente quale deve essere la prima virtù del bambino. Rispose: l'obbedienza. E la seconda: l'obbedienza. E la terza: l'obbedienza. I tuoi spirri l'hanno imparato a memoria, questo grazioso racconto. Stava sul libro di testo di terza elementare. L'hanno imparato e solo quello san fare. Obbedire, obbedire, obbedire. Il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me. Escono in corridoio nervosi, ancora non capiscono cosa è successo. Il regime battuto con le sue stesse armi, una voce determinata, uno sguardo fiero, e gli italiani come cani di Pavlov. Dentro l'aula Pilo Albertelli chiude il libro di Kant. Non ha più senso parlare di filosofia, quello che avete visto vale come 100 lezioni. Il cielo stellato sopra di me è la legge morale in me. Da Il libro del fascista, edito da Mondadori nel 1942, ventunesimo dell'era fascista, e distribuito gratuitamente agli studenti. Che cosa devo sapere sulla razza? Che cosa si intende per razza? La razza è una massa di uomini simili per caratteri fisici e psichici che furono ereditati e continueranno a ereditarsi. A quale razza appartieni? Appartengo alla razza ariana. Ma perché dici di essere di razza ariana? Perché la razza italiana è ariana. Le razze sono tutte uguali? Vi sono fra le razze differenze fisiche e spirituali. Qual è la missione della razza ariana? La razza ariana ha la missione di civilizzare il mondo e di farne incessantemente progredire la civiltà. A quale razza sono dovute le più alte espressioni della civiltà mondiale? Le più alte espressioni della civiltà mondiale sono dovute alla razza ariana. E come si chiama l'individuo nato da genitori di razza diversa? L'individuo nato da genitori di razza diversa, di cui uno di colore, si chiama meticcio. Quali sono i caratteri del meticcio? Il meticcio è un individuo fisicamente e moralmente inferiore. È permesso ai cittadini italiani maschi e femmine di sposarsi con persone di razza non ariana? No, la legge vieta e punisce i matrimoni misti. Ogni individuo che procrea un meticcio offende la dignità della razza e condanna il proprio figlio a uno stato di inferiorità fisiologica, morale e sociale. Il Partito d'Azione stava studiando un modo per infiltrarci nella polizia, per fare un gruppo fedele a un certo colonnello che non ho mai conosciuto. Pilo Albertelli aveva in tasca l'elenco con i nomi di chi si doveva infiltrare. Così, quando l'hanno fermato per colpa di un traditore, gli hanno trovato in tasca questo foglietto. E dopo è stato facile venirci a prendere a casa, all'alba,
come si conviene alla polizia. Quando uno sente una suonata di campanello alle 5 del mattino, o so i carabinieri, o è la polizia. È matematico. E così fummo arrestati in 11. E siamo stati il mese di marzo a Regina Coeli. E purtroppo c'eravamo anche il 24, il giorno delle Fosse Ardeatine. Io avevo incontrato Albertelli nelle ore di libertà, la cosiddetta ora d'aria, e si vedeva bene che l'avevano torturato, con tanta violenza che poi negli ultimi giorni non l'ho visto più, perché aveva ottenuto di farsi ricoverare in infermeria. E per questo pensavo che poi si fosse salvato. E invece lo andarono a prendere anche in infermeria. Sì, Corrado lo hanno arrestato perché il suo nome stava scritto su un foglietto. Una lista di attivisti. A me mi chiamò il padre per avvertirmi che era successa sta faccenda. Nel frattempo anche Giorgio Marincola era stato informato. Ci siamo incontrati qua a Porta Maggiore e siamo andati a casa di Corrado, che abitava allora a via Principe Eugenio. Giorgio voleva venire su con me, ma io gli dissi di no. Perché se c'era qualcuno, lui era troppo riconoscibile, perché era nero, e un nero a quel tempo era molto difficile trovarlo a Roma. E infatti era incredibile che proprio a uno come lui fosse venuto in mente di fare la vita clandestina, rischiando di farsi beccare ogni volta che andava in giro. Per cui Giorgio rimase di guardia al portone all'interno del fabbricato, e io andai su, poi venne pure lui, e cercammo la roba compromettente. Perché al partito ci avevano detto di aver già controllato, ma senza trovare niente, e noi invece sapevamo che Corrado aveva i giornali, Giustizia e Libertà, aveva i volantini, e sapevamo che li teneva nascosti dietro la libreria. Difatti l'abbiamo trovato, l'abbiamo buttati dentro un secchio e l'abbiamo bruciato. Poi siamo dovuti andare via pure noi. Io sono finito a Trastevere e Giorgio dalle parti di Viterbo, dove ci stavano i partigiani della Giuseppe Pironti. Giorno di pioggia alle Fosse, di Lia Albertelli. Vi hanno ucciso qui dentro, ammucchiati in una di queste fosse, coperti di terra. Le grotte sono tanto buie e profonde. Dove siete? Dove v'hanno lasciato? Se ne sono andati e non vi hanno neppure guardato. La terra fatta di sangue e i loro occhi di pietra. Camminiamo a tentoni sotto le volte pesanti. L'aria grassa riempie la bocca e smorza il respiro. Ci sorreggiamo una all'altra tenendoci per mano. Siamo poche spose e con noi è una sorella e una madre. In fondo a una grotta s'alza un cumulo alto. Ci arrampichiamo e la terra si apre sotto i nostri passi.
dalle zolle scomposte ci investe a folate l'alito greve sempre più forte. Una raccoglie una ciocca di capelli aggrumata, l'urlo suo ci butta per terra. Sono lì sotto e noi li calpestiamo coi piedi, i padri dei nostri figli. Fuochi nella notte sul dorso della montagna, l'aereo scende verso il campo di atterraggio, le orecchie si chiudono, il cuore si apre come una soglia. Fuochi nei ricordi sul dorso della memoria, la chiesa gremita per i funerali del professore, alla faccia delle camicie nere. Roma liberata in un giorno di sole e la decisione di proseguire la lotta oltre la linea gotica di una vita normale. Fuochi accesi nella notte sul dorso della memoria, il colloquio di arruolamento nelle special operations e i dubbi dell'ufficiale inglese per la tua pelle così particolare. Ma a presentarsi sono in pochi e alla fine anche un nero può andare. Fuochi accesi nei ricordi, sul dorso della montagna, l'addestramento in Puglia, 23 giorni in tutto, e tu è soltanto per capire i segreti del paracadute che ti farà volare. Un nuovo nome, Mercurio, e il grado di tenente nella missione Bamon, destinazione Biella. Fuochi nella notte sul dorso della montagna, le orecchie si chiudono, il portellone si apre. Il lancio coi paracadute avvenne la sera del 20 agosto nei pressi di Zimone, a sud di Biella. Ad accoglierci venne inviata la brigata Cattaneo della settima divisione Giustizia e Libertà. La prima notte dormimmo al castello di Mongivetto e il mattino dopo ci preoccupammo del materiale lanciato assieme al gruppo e consistente in armi, munizioni ed esplosivi, una radiotrasmittente, oltre ai nostri bagagli. M'avviai con il tenente Mercurio, Giorgio Marincola, per la stradetta di campagna che avevamo percorso la notte per andare al castello,
In 5 minuti sboccammo sulla radura dove la sera prima erano accesi i fuochi. Era il campo del nostro atterraggio, vedevo bene la macchia bianca dei paracadute, ma quando fummo sul posto non trovai che un container. Tutto il resto era soltanto corde e seta. Dopo inutili e affannose ricerche, un partigiano della Cattaneo venne ad avvisarmi che in un casolare vicino alcuni partigiani garibaldini del distaccamento Bixio stavano aprendo un collo lanciato con tutta evidenza durante la notte. Raggiungemmo allora la cascina per chiedere la restituzione del materiale. I garibaldini erano armati di Sten nuovissimi, ancora unti di grasso. Spiegammo loro che le armi e il resto appartenevano alla missione Bamon, arrivata quella stessa notte, ma fummo cacciati con violenza da 2 o 3 energumeni che molto a fatica si potrebbero dire partigiani. Nel pomeriggio seguente ci recammo di nuovo alla sede del distaccamento garibaldino, ma non trovammo né i partigiani né il materiale. Tornati al castello di Moncivetto, lo scoprimmo circondato da 50 di garibaldini armati di Sten, tutti senza sicura e pronti per il fuoco. Come condizione per poter trattare, ottenni dai loro capi che ponessero fine all'accerchiamento. E solo allora i membri della missione riuscirono a chiarirsi con il commissario Renato e lo convinsero a consegnare le armi, gli esplosivi, l'apparecchio radio e quanto altro fosse in loro possesso. Dalla relazione del capitano inglese Jim Bell sulla sua permanenza nella zona di Biella. La brigata Cattaneo si è resa responsabile di continui furti di armi e materiali attribuiti poi ai garibaldini. Era questa la brigata meglio armata della zona, sebbene incapace di usare le armi. Il loro commissario era incompetente come capo militare e in una circostanza non seppe distinguere a una distanza di 100 yard gli uomini della missione dai nemici. Diede l'ordine di sparare, per fortuna senza colpire nessuno. I telegrafisti erano pigri e spesso interrompevano i collegamenti per paura o anche solo per divertirsi. Quanto alla missione Bamon, il nero tenente Mercurio era l'unico uomo di quella missione che avesse voglia di darsi da fare, senza spendere tempo e denaro per i comodi suoi. Grazie.
Giorgio Marincola. Fu arrestato nel gennaio 1945 durante il rastrellamento della Serra, la zona collinare a sud-ovest di Biella. Tradotto in carcere, Marincola dà come generalità il nome falso di Renato Marino. Dopo il suo arresto viene condotto presso il comando della polizia militare tedesca a Biella, Villa Schneider, una bella costruzione Liberty nel centro cittadino. Qui lo torturano, lo intervistano a Radio Baita, poi lo trasferiscono a Torino, al carcere delle Nuove, e di lì al Polizei und Durchgangslager di Bolzano, destinato ai lavori forzati per la ricostruzione della ferrovia del Brennero. Il lager di Bolzano viene consegnato alla Croce Rossa Internazionale il 30 aprile 1945. Renato Marino, cioè il tenente Mercurio, cioè Giorgio Marincola, rifiuta di salire su un camion diretto in Svizzera e decide invece, insieme a due compagni di prigionia, di dirigersi a piedi verso sud. Ricordi, Renato, quando estasiati tendevamo le orecchie alla voce del fiume? Vittorio, mi dicesti allora, se non siamo morti là dentro, non moriremo mai più. Ci mettemmo in cammino. Raggiungere la famiglia, il primo pensiero, ma soltanto per breve istante, quasi fossero due quelli che in te parlavano. Poter avere un fucile. La notte ci accorse un nostro vecchio compagno di prigionia, padre De Gasperi, guardiano del convento dei Francescani. Povero vecchio. Al vederci non sapeva credere alle sue orecchie. Era stato liberato dal lager pochi giorni prima di noi, in considerazione della sua età. Fosti tu a svegliarmi il mattino seguente, seduto sul letto. Vittorio, mi dicesti, non ti sembra ignobile finirla così? Ti guardai perplesso, non capivo. Raus, dicesti, disegnando nell'aria la frusta che ci aveva martoriato la carne per tanto tempo, che tanti compagni ci aveva ucciso. Pochi secondi ed ero pronto anch'io. Partimmo la sera stessa dopo che un altro compagno di prigionia ci aveva scritto un biglietto di presentazione per il comandante della brigata Cesare Battisti tra Stramentizzo e Molina di Fiemme. Chi raccoglie i cocci dell'eroe? Chi gli rammenda i calzini? Chi resta mentre lui va verso la fine che ha scelto? Isabella Marincola, in quell'estate del 45, l'hanno cacciata di casa. O lei o me, ha detto Elvira Floris a suo padre, sfibrato da 6 anni nelle prigioni di Gondar in Etiopia. E la decisione è arrivata per sfinimento. Chi te lo ha fatto fare, tenente Mercurio? Chi te lo ha fatto fare per questo paese? Ma forse è proprio questo paese che te lo ha fatto fare. Quest'Italia che già annusavi nell'aria,
che già sentivi e hai preferito non vedere. Isabella Marincola, per guadagnarsi da vivere, ha fatto la modella, poi l'attrice. Nel film di De Sanctis, Riso Amaro, c'è una strana mondina con la pelle nera. Dice poche battute, poi scompare. Cosa si agita all'ombra dell'eroe? Cosa si nasconde dietro al suo monumento? Cosa resta sfocato nella foto, mosso dai suoi frenetici spostamenti? Dalla sua mala a Pizzo Calabro, poi a Roma, e appena liberata Roma a Biella, poi a Bolzano, e appena liberato il lager in Val di Fiemme, e appena liberata l'Italia la morte. Forse era quella la tua liberazione. Isabella Marincola si è sposata 3 volte, ha vissuto in Somalia 30 anni, ha avuto un figlio, è scappata da Mogadiscio e di nuovo qui. Ha dormito in stazione prima di trovare una casa. Suo figlio ha fatto la fila per il permesso di soggiorno. Insegnato che un meticcio non è una persona intera, che è un essere ignobile, un fiore appassito, un morto vivente, un'offesa. Forse per questo sei arrivato in fondo, con il fucile in mano, sordo a qualunque liberazione. Giorgio Marincola, nato in Somalia, pelle nera, cittadinanza italiana, razza partigiana. Grazie. Grazie molte. La storia di Giorgio Marincola, razza partigiana, è stata raccontata da 2 studiosi militanti di Roma che non hanno nessuno stipendio da nessuna università, hanno ricevuto praticamente una lira per scrivere questo libro, ma che lo stesso l'hanno fatto perché pensavano che fosse una storia che meritava di essere raccontata. Razza partigiana, edito da Iacobelli Editore. Noi cerchiamo di raccontare questa storia portandola in giro invece in questo modo, con le letture e la musica. Per la musica c'erano sul palco Egle Somakal alle chitarre, Paul Pieretto alle tastiere, elettronica e basso, Federico Oppi alla batteria e alle percussioni di vario genere e Stefano Pilia alla chitarra. Grazie di essere rimasti qui fino alla fine, anche se la temperatura ormai non è più estiva. E se volete vedere qualche immagine, che a volte per una storia servono anche gli occhi, su www.razzapartigiana.it trovate un archivio fotografico della famiglia Marincola. Grazie e buona serata.